l'euro registra il calo maggiore dell'ultimo mese contro il dollaro, mentre il presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, segnala che i rischi di peggioramento dell'economia sono aumentati, riducendo così la possibilità di un aumento dei tassi di interesse. La sterlina si apprezza contro euro e dollaro dopo che la Bank of England ha lasciato i tassi invariati allo 0,5% e ha deciso di non aumentare il suo programma di acquisto di obbligazioni. Il franco svizzero si indebolisce contro le 16 maggiori valute in seguito all'introduzione di un tetto al tasso di cambio deciso dalla Swiss National Bank. La Cina annuncia la piena convertibilità dello yuan entro il 2015. Di mercato valutario principalmente parliamo in questo video con Saverio Bellinzani, presidente di saveforex.it in collegamento internet da Latina. Ciao Saverio. Ciao, Luciano, buonasera a tutti. Allora iniziamo con l'Europa e con il presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet. Oggi appunto la decisione dell'Europa sui tassi di interesse sono stati lasciati invariati all'1,5%, ma quello che appunto pare in prima battuta pesare sull'andamento dell'euro contro il dollaro è che vengono annacquate di molto le aspettative di ulteriori rialzi dei tassi di interesse. Dunque fondamentalmente Saverio, ha sentito Trichet dice che appunto aumentano, prima di tutto aumentano i rischi di peggioramento dell'economia in Europa, la crisi del debito che sta peggiorando, ma adesso i rischi di inflazione, dice, sono bilanciati e non più verso il rialzo. Dunque si pensa che la Banca Centrale Europea rilasci i tassi invariati all'attuale 1,5% e che magari ascolti anche le richieste che si fanno sempre più numerose per un taglio dei tassi, perché di un rialzo. Sì, è probabile, visto che il mercato globale sta andando verso un rallentamento marcato dell'economia e quindi non solo Eurolandia, ma anche gli Stati Uniti e bene o male anche i paesi emergenti stanno rallentando in modo vistoso, con una congiuntura che quindi non dà ancora speranze per il prossimo futuro, almeno il terzo e quarto trimestre credo che saranno negativi, non in termini di PIL, ma in termini di indicatori macro generalizzati. E solo successivamente, credo nel primo e secondo trimestre del 2012, potremo vedere una leggera ripresa. Quindi non ci sono assolutamente motivi per rialzare i tassi. È un bene che ciò avvenga perché questo sarebbe stato un'ulteriore botta per i mercati e i mercati avrebbero preso sicuramente male un eventuale rialzo dei tassi e avrebbero punito oltremodo un euro che già sta soffrendo pesantemente nei confronti delle principali valute, anche se tutto sommato nei confronti del dollaro tiene i livelli. Ecco, in prima battuta ho deciso di mostrare proprio l'andamento dell'euro-dollaro giornaliero. È evidente dalla parte di Saverio proprio il calo dell'euro nel momento in cui parla Trichet. E adesso però di questa storia che ne facciamo, Saverio? Che succede nel futuro? Vuol dire che adesso con l'annacquamento delle aspettative su tassi in rialzo l'euro sarà più debole? Ma l'euro potrebbe scendere, ma potrebbe scendere non solo per una questione di tassi che sappiamo rimangono comunque superiori a quelli americani, ma l'euro scende perché c'è intorno all'Europa tutta una serie di contraddizioni, di problemi, di discussioni, di, se vogliamo, litigi, di dimostrazioni di inefficienza da parte del vecchio continente, dell'impossibilità di questa Eurolandia di riuscire a ripartire a livello di crescita. Perché? Perché ci sono differenze enormi tra i paesi. Ci sono dei paesi che avrebbero bisogno dei tassi sotto zero, ci sono dei paesi che avrebbero bisogno dei tassi al 3%. È un'Europa che non ha già più un tasso di interesse solo e probabilmente tra qualche tempo potrebbe non avere più neanche una sola moneta, ma potrebbe costringere qualche paese che non potrà riprendere e non potrà risalire la china ad uscire dal vecchio continente. La Grecia quest'anno perderà in termini di PIL il 7% e mi chiedo come possono restituire 250 miliardi di euro che le sono stati prestati dal European Facility Stability Fund, cioè l'EFSF, che è il fondo salva stati. Mi chiedo come in questa situazione attuale di euro eccessivamente forte contro tutte le valute e in particolare contro dollaro si possa pensare di dare speranze agli investitori per quel che riguarda un'Unione Europea che è solo un'unione in termini di moneta. Avete visto anche sul caso dell'Eurobond, non c'è assolutamente unità di intenti,
qualcuno dice che gli eurobond sarebbero necessari, i paesi cosiddetti pigs, mentre i paesi cosiddetti ricchi o cosiddetti virtuosi hanno decisamente rifiutato l'idea di bond europei, perché ciò significherebbe mischiare il cosiddetto titolo di Stato tedesco virtuoso, efficiente, al titolo di Stato italiano estremamente debole. Intanto vediamo che il grafico è dall'inizio dell'anno, vediamo che praticamente dall'estate si sta muovendo in una forchetta tra 1,48 circa i massimi li ha fatto e 1,38-39. Dunque continua, tutti aspetti che continui in questa forchetta, considerando anche quello che tu hai detto, considerando anche le spinte alla resa dei conti che arrivano dalla condizione sul mercato azionario e il continuo rapporto fra appunto debolezza e forza del dollaro e andamento positivo o negativo delle azioni. Guarda Luciano, l'euro-dollaro rimane ancorato in questa forchetta per il momento, solo una rottura di 1,38,5 sarebbe estremamente negativa. Per il momento non credo che andiamo a rompere questo livello, non credo che si vada a rompere questo livello e credo che si potrebbe addirittura risalire verso 1,40-1,42. Sopra 1,45 è insostenibile, quindi non ci andiamo. A meno che non ci siano interventi sostenuti da parte delle banche centrali per qualche problema che potesse eventualmente emergere ancora a livello di debiti periferici, e al di sotto di 1,38,5 c'è un rischio. Il problema è che non si vede nel cambio questo rischio di morte dell'euro, perché l'euro-dollaro rimane al di sopra della parità dei poteri di acquisto, che è 1,17-1,16, quindi rimane abbondantemente forte e sopra i livelli e sopra le medie mobili più importanti di lunghissimo periodo, quindi dei time frame più lunghi, per cui non si vede questo rischio per l'euro sul mercato dei cambi. Si è visto forse sul cambio euro franco svizzero quando siamo andati a 1, ma è stato temporaneo, sembrava più una forza di franco che debolezza di euro. Quindi siamo di fronte a una situazione veramente strana e difficile, perché l'euro è a rischio da un punto di vista macroeconomico, ma i cambi contro euro dimostrano ancora di avere una certa forza. L'euro potrebbe essere soggetto a quello che accade al peggioramento della crisi del debito. Intanto abbiamo visto che insomma il contagio è arrivato sulle spiagge spagnole e italiane. La situazione dovesse mostrarsi non nel senso della ripresa, potrebbe avere un impatto anche sull'euro. Ma certamente. Allora, cerchiamo di spiegare cosa potrebbe avvenire. Allora, proviamo a supporre che l'Europa per questo periodo sopravviva. Cosa vuol dire? Sostanzialmente si danno altri fondi a Spagna, Italia, si allarga questo fondo salva stati, che è il piano che stanno proponendo i paesi europei, allargare questo fondo salva stati per dare soldi insomma ai paesi meno virtuosi. Bene, come faranno i paesi meno virtuosi a restituire questi denari? Perché il problema è semplicemente una dilazione temporale di questi debiti. Non c'è speranza per la crescita, non c'è speranza per una ripresa. Lo ha dimostrato l'Italia, lo dimostra la Grecia, lo dimostra il Portogallo, è soltanto un'agonia che viene protratta nel tempo. Allora, a meno che non si prenda il toro per le corna e non si decida, questa è la mia personale opinione, di dare tutto il potere politico a Bruxelles, di fare un'unione politica immediata, togliendo il potere politico ai vari stati nazionali, e io francamente me lo auguro, questo sarebbe l'unico modo per ridare fiducia ai mercati. Questo sarebbe l'unico modo per ridare speranze a un'Europa che altrimenti, a mio avviso, è soltanto vicina o lontano, ma da una soluzione finale che, a mio avviso, sarà la morte, cioè la divisione dei vari stati e l'uscita della Grecia e dei vari stati dall'Unione Europea. Si dice che un'uscita dall'Unione Europea da parte della Germania costerebbe a ogni cittadino tedesco, lo dice un report dell'UBS, il primo anno dagli 11 ai 13 mila euro. E gli anni successivi 4-5 mila euro. Non si dice quello che costerebbe agli italiani, ma probabilmente non si capisce come sarebbe la soluzione finale. La soluzione potrebbe essere quella di tornare alla lira. Tornare alla lira significherebbe esplosione del debito pubblico, ma dall'altra parte ripresa economica, perché la lira si svaluterebbe del 200% e le imprese italiane comincerebbero ad esportare in Europa. Quindi chi ne avrebbe la peggio sarebbe la Germania e i paesi virtuosi, che tra l'altro sono pieni di titoli di Stato greci e titoli di Stato dei paesi periferici.
Quindi questa situazione è una situazione tremenda, bisogna cercare di evitarla, ma credo che se non si farà l'unione politica, questa situazione, questa soluzione finale sarà, come dire, inevitabile. Mi sembra interessante anche pensare a chi dei due in effetti detiene il potere, diciamo, in questo periodo, nel senso, è l'Europa, è la Banca Centrale Europea o sono i paesi come l'Italia? Che invece la resa dei conti non è che siamo lì con i fuscini, che ci sono nessuna imposizione a fare le cose che si devono fare. L'unica è che la Banca Centrale Europea compra le obbligazioni, ma ovviamente allora, non può farlo per sempre, no? Dopo un po' non può farlo per sempre. Certamente, Luciano, non può farlo per sempre. Allora, proviamo a immaginare anche che i mercati azionari si riprendano, proviamo a immaginare che ci sia questo acquisto di bond e qualcuno ricominci a avere fiducia nell'Italia. Ma tra un anno cosa succede? Siamo ancora a punti a capo, non sono stati eliminati i problemi strutturali dei paesi periferici. I paesi debitori vengono tenuti artificialmente in vita dai paesi creditori, ma i paesi debitori tengono, per così dire, per il collo i paesi creditori. È un legame indissolubile e purtroppo se va a fondo uno, vanno a fondo tutti, ci sarà un effetto domino devastante. Durante la conferenza stampa di Jean-Claude Trichet, l'ultima a Francoforte, poi ci sarà l'ultimissima prima che lasci la presidenza, che sarà fatta a Berlino, diciamo, nella vera sede della Banca Centrale Europea, se così vediamo. La domanda più ricorrente che gli è stata fatta, a parte quelle interessanti sulla liquidità delle banche, cioè, è stata fatta sull'Italia. No, sono state chieste diverse cose sull'Italia da tre giornalisti diversi. No, e le cose, insomma, ovviamente il Presidente della Banca Centrale Europea non racconta quello che effettivamente è successo, ma si è limitato a dire che la Banca Centrale Europea ha mandato dei messaggi all'Italia con degli suggerimenti, dicendo che noi non possiamo imporre niente a nessuno, abbiamo detto la situazione è questa, noi vi consigliamo di fare queste cose. A me ha colpito anche, devo dire la verità, Saverio, il fatto che lui non ha mai ha parlato di governo, non ha mai fatto nessun nome e ha detto di aver parlato solamente con il Presidente della Repubblica, non con il Presidente del Consiglio, con altri, con il Ministro dell'Economia, eccetera, ovviamente insieme a Mario Draghi, sarà il suo successore, eccetera, 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 eccetera. Il problema Italia sta, interessando molti in Europa. Il problema Italia è un problema grosso, Saverio, non è così, in questo momento. Il problema Italia assomiglia al problema del 1994, quando la lira svalutò. Mi sembra di rivedere quei momenti, mi sembra di essere all'inizio di quei periodi. La questione Italia per me è desolante, te lo dico in maniera molto personale, non voglio dare giudizi politici, non è questa la sede, ma la questione è veramente desolante, sia da parte di chi oggi secondo me ci governa, sia da parte di chi oggi è all'opposizione. E il quadro politico italiano è tremendamente fragile e debole in questa fase in cui ci vorrebbe unione, dimostrare unione almeno all'esterno, neanche in questi momenti riescono ad essere uniti e purtroppo sono uniti solo quando si tratta dei loro privilegi, lo dico in maniera estremamente personale. Questa è la mia visione e credo che l'Italia venga sonoramente punita e forse meritatamente punita dai mercati. Non credo che si possa parlare di speculazione come l'orco e l'uomo nero che punisce i mercati, la speculazione anticipa dei problemi che sono già evidenti e che erano già evidenti, anzi in questo caso io credo che la speculazione abbia addirittura avuto mano leggera e sia stata addirittura eccessivamente buona, perché questi problemi ci sono da anni e nessuno, e io lo dico credo in maniera non sospetta dal 2001, le unioni monetarie se non diventano unioni politiche sono fallimentari perché le differenze tra paesi sono enormi, ci sono dei paesi virtuosi dove tutti pagano le tasse, dove l'amministrazione pubblica non spreca. E qui ci sono enormi problemi, dalla questione della pubblica amministrazione alla questione dell'evasione. L'Italia è un paese che spende 150 e incassa 100, una famiglia di solito quando incassa 100 e spende 150 fallisce, e una famiglia che fallisce è una famiglia che va per così dire in malora. Allora mi chiedo perché lo Stato invece debba essere aiutato. Allora si può agire dalla parte della spesa, dei costi, ovvero tagliare questi 150 che ho detto e portarli a 90,
e poi si può agire cercando lo sviluppo e la crescita, riportare gli introiti della famiglia a 120-130 per avere un risparmio di 40. L'Italia non riesce a fare questo perché? Perché è un paese di grandi lobby, di grandi caste, dove ogni casta e ogni lobby alla fine dice la sua e dove non è possibile fare delle riforme strutturali, perché nel momento in cui si provano a fare delle riforme strutturali, a patto che non si sono magari provate, ma subentrano tante di quelle lobby che intervengono, che alla fine non si può fare nulla. Quindi io purtroppo lo dico perché è da 40, io ho 47 anni e da quando ho 7 anni che sento dire il debito pubblico, l'evasione fiscale, dobbiamo migliorare questi aspetti, e in 40 anni non ho visto cambiare niente, sono assolutamente desolato da questo quadro politico e da questo quadro amministrativo, la non eliminazione degli sprechi, delle province. Ora, non ne voglio fare una questione politica, ma tutto questo si rivolge poi agli investitori che non possono avere fiducia in vita. Mi sembra abbastanza chiaro che, nonostante quello che dici, non voglio fare una questione politica, il problema è politico, questa è una crisi politica. Cioè, non dire così sembrerebbe, insomma, di non inquadrare bene il problema. Quindi, come dire, insomma. Luciano, sono d'accordo, però credo che come si fa in un paese così lacerato, dove le divisioni ideologiche sono ancora a livello del 1950, un paese, voglio dire, faccio il confronto, io ho vissuto in Inghilterra, ho vissuto all'estero, conservatori, laburisti, democratici, repubblicani, abbiamo sempre un'alternanza di potere che mira però agli stessi obiettivi, quelli di fare, di cercare di eliminare il debito pubblico, di cercare di far crescere il paese, di cercare di eliminare gli sprechi. Da noi tutto questo non avviene, chiunque sia al potere, perché forse al potere ci sono delle gran caste, che siano di destra o di sinistra. E il problema politico italiano è un problema che a me sembra irrisolvibile. Allargo le braccia e dico siamo sconfitti, non so come si può risolvere questo problema. Andiamo a vedere la sterlina, che invece anche la Banca d'Inghilterra, Bank of England, oggi si è espressa in materia di tassi di interesse, li ha lasciati invariati allo 0,5%, ha lasciato invariato anche il livello del suo quantitative easing a 200 miliardi di sterline, il programma di acquisto di obbligazioni che da molte organizzazioni britanniche la Bank of England aveva ricevuto inviti ad aumentarlo. Ci sono la Citigroup e la Goldman Sachs, dicono è questione di tempo, prima o poi dovrà farlo. Tutto questo in ogni caso ha giocato a favore della valuta inglese. Qua vediamo appunto l'euro che cala nell'ultima parte, il grafico è sempre da inizio dell'anno, dunque l'ultima gambetta in questo caso che cala nei rapporti della sterlina britannica. Allora, sul caso della sterlina, Goldman Sachs dice che bisognerà allargare questa base, il cosiddetto QE3, all'inglese, diciamo. E in realtà sappiamo bene che in questa fase l'Inghilterra vive un periodo di inflazione più alta, quindi allargare ulteriormente la base monetaria, a mio avviso, diventa estremamente rischioso. Ecco perché la Bank of England in questo momento ha deciso di mantenere a 200 billion pound e il cosiddetto quantitative easing all'inglese, e io credo che questo movimento di sterlina sia dovuto, ma soprattutto perché in questo caso un investitore medio, se dovesse scegliere tra euro e sterlina, sicuramente sceglierebbe la sterlina. L'euro è troppo fragile per poter essere ancora considerato una cosiddetta moneta forte, e quindi nei confronti della sterlina la rottura eventuale di 86,5 sarebbe il preludio alla discesa verso 0,80. Rimango dell'idea che la sterlina poi nel medio contro il biglietto verde, cioè contro il dollaro, dopo un test di 1,61 potrebbe scendere abbondantemente in area 1,58, 1,57,50. Arriviamo al franco svizzero, ne avevamo già accennato in un altro video, però ovviamente vogliamo sentire il punto di vista di Saverio su quello che ha fatto la Swiss National Bank. Ha determinato un tetto e dice adesso basta. Più forte di così il franco non lo vogliamo più. Era dal 1978 che non si arrabbiavano così. E ha detto, dovesse, noi ci faremo di tutto per mantenerlo al di sotto di questo tetto, siamo disposti a usare illimitate quantità di contanti
per mantenere il cambio al di sotto di questo tetto. È successo il 6 di settembre, il franco svizzero è decisamente calato nei rapporti di tutte le valute, in questo caso lo vogliamo nel rapporto con l'euro, è evidente come aveva rinnovato un nuovo record di forza con l'euro che era al minimo, è evidente come poi è rimbalzato. Allora Luciano, su questa cosa sono state dette tante cose, secondo me anche sbagliate, lo dico, ho letto molti giornali, il cambio fisso, parità, il PEG, tutte, secondo me, scusami, cose non vere e non corrette. Mi spiego, il cambio del franco svizzero non può essere fissato contro un cambio di un'altra valuta, per il semplice fatto che per avere un cambio fisso ci vorrebbe il controllo dei flussi valutari da un paese all'altro, quindi significherebbe che non c'è più libertà valutaria in Svizzera e quindi ogni transazione dalla Svizzera finanziaria, dalla Svizzera, da altri paesi e da altri paesi alla Svizzera dovrebbe essere monitorata da banca centrale. Così non può essere, perché viviamo in un mondo libero di capitali, dove c'è trasferimenti di capitali liberi e tutti possono fare quello che vogliono nei limiti della legalità, che sono le dichiarazioni dei redditi nei propri paesi, evidentemente. Ora, cosa ha fatto la banca centrale? Non ha fatto altro che fare quello che provava a fare quando il cambio valeva 1,50. Vi ricordate l'anno scorso il cambio a 1,50? La Banca Nazionale teneva il cambio a 1,50 comprando euro e vendendo franchi, continuava a comprarli, poi a un certo momento i cosiddetti flussi, i real money flows in franchi svizzeri per acquistare valute rifugio per timori sull'economia, perché tutti i paesi dell'ex blocco sovietico avevano contratto mutui in franchi svizzeri dopo la caduta del muro, anziché contrarre mutui in zloty polacco, in fiorino ungherese, che avevano tassi molto più alti. Quindi avevano tutti venduto franchi svizzeri inizialmente, quindi la risalita del franco aveva costretto gli investitori, per non subire perdite anche in conto capitali, a comprare franchi in maniera aggressiva. Tutto questo aveva impedito alla banca di sostenere il cambio a 1,50. Con il cambio sceso prima a 1,40, poi a 1,30 e infine a 1,10. La banca non era più intervenuta dopo che ha lasciato andare il cambio a 1,40, dicendo non posso più intervenire perché ho comprato troppe riserve valutarie. Aveva comprato 250 miliardi di euro e quindi rischiava che le proprie riserve valutarie andassero a sballare tutta la politica monetaria della banca centrale stessa. Il prezzo è sceso a 1 con un movimento spaventoso, un movimento che rischia di uccidere l'economia svizzera. Dall'altra parte la Banca Nazionale Svizzera ha cominciato con manovre e operazioni di swap a vendere franchi sul mercato, quindi inondare il mercato di franchi svizzeri, rendendo i possessori di titoli di Stato in franchi negativi, cioè i possessori dei titoli di Stato in franchi svizzeri hanno un rendimento negativo, quindi vuoi avere il bene rifugio? Bene, paghi, ti costa. Dall'altra parte ha cominciato, quindi voglio dire, se tu compri un decennale del franco svizzero ti rendeva meno 0,30, quindi ti costa lo 0,30% alla fine dei 10 anni, vuoi avere il bene rifugio? Lo paghi. Questo era il movimento che aveva fatto. Nell'ultima settimana ha cambiato completamente politica, perché? Perché in accordo col governo hanno capito che la situazione svizzera è pericolosamente in declino, perché le esportazioni, hanno addirittura parlato di abbassare gli stipendi dei frontalieri, cioè siamo a dei livelli di di dazi a livello fiscale, quindi una situazione veramente imbarazzante. A quel punto cosa ha fatto la Svizzera? Ha detto, bene, comincio a comprare, voglio il cambio sopra un 1,20 e tutte le volte che scenderà sotto un 1,20 comprerò euro. Bene, l'aveva già detto 1,50 e il cambio è sceso a 1. Ora mi chiedo questo, il cambio regge 1,20 perché si vale 1,2160, ma se dovesse morire l'euro, cosa succede alla Banca Nazionale Svizzera? Sarà ancora lì a comprare euro a 1,20? No, di certo, perché se l'euro muore, l'euro non ci sarà più e quindi l'euro scenderà e verrà convertito nelle varie valute nazionali, quindi lira, franco francese, marco tedesco, quindi ripartiremo dai vecchi cambi, marco contro franco svizzero, lira contro franco svizzero, franco francese contro franco svizzero. Quindi questa situazione dell'1,20 rischia di essere un ulteriore boomerang. E io sono preoccupato perché gli investitori oggi stanno ricominciando a comprare euro e vendendo franchi e creeranno una bolla al contrario, e se dovesse morire l'euro qua ne vedremo delle belle. Ovviamente la forza del franco svizzero è dovuta al fatto che di quello che sta succedendo sui mercati finanziari, quindi gran paura, se vanno a cercare i cosiddetti porti sicuri, il franco svizzero viene preso come un bene rifugio e lo si compra.
per fare degli investimenti. Naturalmente questa cosa non va bene alla Svizzera, perché gli aumenta il valore della valuta e dunque gli diminuisce il valore delle esportazioni, insomma l'economia ne risente con una valuta estremamente forte per questo. Non solo, ricordiamoci che il franco svizzero non è una materia prima, il franco svizzero è carta, come il dollaro, come l'euro. Quindi andare a comprare come se fosse una materia prima fisica il franco svizzero è un errore strategico. È stato giusto fino a quel momento perché la banca ha abbandonato il cambio, ma oggi secondo me la Svizzera rischia più di altri. Però ugualmente non posso chiudere così, un'altra battuta ce la devi fare a commento di quello che hai detto. Se muore l'euro, tu ti aspetti che muoia? Guarda Luciano, io credo che forse adesso riescono a tenerlo, ma il problema è comunque i nodi verranno al pettine più avanti, perché tanto la Grecia, il Portogallo, la Spagna, l'Italia, se non si mettono i dazi doganali, scusate, tutti parlano di grandi commerci internazionali aperti, liberi, anch'io li voglio, però così come è stata fatta questa globalizzazione, ammazza questi paesi e non ci sono speranze perché la Grecia l'anno prossimo cresca. Cosa può succedere? Non cambia nulla. La Grecia vive per un 25% di turismo e se l'euro rimane a 1,40 chi andrà a fare le vacanze in Grecia? Avevo degli amici che sono andati in Grecia ultimamente, hanno detto che la popolazione non vuole più carte di credito, vogliono solo contanti, se no non ti offrono i servizi. Quindi c'è una situazione che per me è soltanto dilazionata nel tempo. Oggi salviamo l'Europa con una Grecia così, bene, il problema si ripone domani. Questo è un pozzo bucato, senza fondo, continuiamo a mettergli pure dentro acqua, l'acqua uscirà dal fondo continuamente se non tappiamo i buchi, e per tappare i buchi purtroppo, dico, ci vogliono delle svalutazioni competitive, bisogna permettere ad alcuni paesi di uscire dall'euro, svalutare e riprendere a crescere secondo i vecchi e sani principi dell'economia. Se è in atto una guerra valutaria senza confini, l'Europa non può farcela se alcuni paesi non vengono lasciati svalutare. Saverio Bellinzani, presidente Saveforex.it, grazie mille Saverio, a voi per averci seguito e arrivederci.